Grazie Presidente. La mia generazione è cresciuta guardando in televisione Piero Angela che spiegava che ci fosse un rischio tremendo, quello del buco dell'ozono, lo richiamava il collega Martelli, correva l'anno 1988 quando i clorofluorocarburi, i CFC, furono vietati. Qual è la situazione oggi? Oggi si calcola che con un recupero del 3% annuo il buco dell'ozono possa chiudersi nel 2060 al netto della riduzione di questa progressione determinata da un aumento delle emissioni da parte della Cina. Ebbene, noi otteniamo questo risultato, ma lo otteniamo non vietando, l'abbiamo ottenuto non vietando le bombolette spray. Ora, non vorrei essere irrispettoso nei confronti di quest'Aula, ma faccio questo esempio che è emblematico per dire che peggio che non fare niente c'è incartarsi in uno scontro fra negazionismo e catastrofismo, che è quello che sta avvenendo anche oggi in quest'Aula. La responsabilità che ci appartiene come Parlamento di fronte alle ondate emotive che ciclicamente si susseguono su vari temi nell'arco dei decenni è proprio quello di guardare alla situazione e trovare però soluzioni sostenibili. Quando si parla di sviluppo sostenibile, in una definizione noi dobbiamo cercare di contemperare le esigenze dell'attuale generazione con quella delle future. E allora sarebbe facile oggi cedere a questo andazzo, citare magari il collega Rubbia, che dall'alto di un'esperienza accademica riconosciuta a livello mondiale dissente su tantissime cose che sono state sostenute. Si potrebbe politicamente dire che è arrivata la pioggia e il freddo e che il maggio che abbiamo affrontato, nonostante la presenza e i richiami di Greta anche in quest'Aula, siano stati sicuramente diversi da quelli degli ultimi anni. Dicevo, si potrebbe farlo, ma a questo gioco come gruppo della Lega non vogliamo prestarci. È il motivo per cui, faccio solo un ultimo richiamo, non si può, ad esempio, come è avvenuto, assecondare una spinta emotiva che ha portato questo Paese a rinunciare all'energia nucleare e al contempo chiudere gli occhi nell'acquistare energia dalla Francia prodotta da centrali nucleari. Si deve fare di più. E è per questo che più che concentrarci nella mozione che abbiamo presentato sulle premesse, abbiamo voluto lavorare convintamente fianco a fianco con i 5 Stelle sulla parte dispositiva, perché a tutti noi servono fatti concreti, non semplicemente delle dichiarazioni di intento. E allora negli 8 punti, e poi mi avvierò alle conclusioni, abbiamo voluto sì offrire delle dichiarazioni di principio, ma farlo in maniera tale che il nostro Paese non si avviasse a un suicidio tecnologico energetico a danno dell'attuale popolazione. Si può e si deve decarbonizzare l'economia, ma va comunque fatto garantendo la sicurezza del sistema energetico del Paese. Si può e si deve lavorare verso la mobilità sostenibile, si può e si deve andare verso la sostenibilità complessiva, ma va fatto, come abbiamo ad esempio inserito al punto 6A, promuovendo politiche di sviluppo infrastrutturale, interventi finalizzati alla promozione e alle iniziative virtuose di mobilità urbana e extraurbana sostenibile, tanto per fare degli esempi. Lo si deve fare, perché se no, permettetemi una forzatura, potremmo tranquillamente avviarci all'estinzione del genere umano, se non al ritorno all'età della pietra, e sicuramente impatteremmo di meno. Diceva la collega Fedeli, sicuramente le azioni e l'attività umana condizionano il pianeta. E beh, ci mancherebbe altro, ma allora noi dobbiamo trovare il modo di poter garantire lo stile di vita puntando sull'innovazione tecnologica, sulla ricerca, non
guardando a una decrescita felice, e con il dispositivo che abbiamo presentato abbiamo voluto guardare in questa direzione. Concludo dicendo che questo dispositivo sì cade nella giornata mondiale del clima, ma cade soprattutto dopo un anno di azione di governo che nei piccoli e nei grandi provvedimenti ha cercato di andare in questa direzione. E basterebbe fare degli esempi che ci competono, perché è vero che il clima non si ferma ai confini, ma noi a livello nazionale dobbiamo guardare. Quando nella manovra di bilancio abbiamo individuato risorse aggiuntive per la rete idrica in Basilicata, e sappiamo tutti in quale situazione versa, piuttosto che abbiamo investito risorse sull'efficientamento energetico, abbiamo dato la possibilità ai comuni di agire sulla prevenzione del dissesto idrogeologico, noi abbiamo agito, abbiamo scelto, abbiamo allocato risorse in questa direzione. Questo ci compete, non semplicemente dichiarazioni di principio, ma azioni conseguenti e responsabili da soggetti che devono governare questo Paese, e lo stesso abbiamo fatto anche col provvedimento che voteremo fra poche ore, con lo sblocca cantieri, all'interno del quale ci sono state scelte coraggiose, frutto magari di discussione, di confronto. Dopo un anno è stata individuata una soluzione ragionevole e condivisa dal gruppo della Lega e dal gruppo dei 5 Stelle sul problema dell'End of West. Voi sapete benissimo quale fosse la situazione relativa al blocco delle autorizzazioni degli impianti. Ebbene, per la prima volta dopo un confronto di un anno anche su questo abbiamo dato una risposta, perché a noi compete non semplicemente di indicare dei problemi, ma di dare soluzioni concrete, attuabili ed immediate, perché i grandi principi si perseguono con le piccole azioni. Questo a noi compete, questo è quello che stiamo facendo, e per questo convintamente il gruppo della Lega voterà a favore della mozione che indica una strada concreta e contro le altre che fanno di una battaglia ideologica solo un'occasione di scontro senza dare concrete soluzioni per il nostro Paese. Grazie. Grazie.